Ciao popolo blu cerchiato, qui Gini Memer Sandor che vi parla. Oggi facciamo un video breve ma interessante sul calciomercato. Un calciomercato molto piatto, quello della Samp di quest'anno, soprattutto in entrata. In uscita abbiamo già visto le cessioni purtroppo di Linetti. È stata secondo me una gestione pessima di questa cessione, principalmente per il prezzo per il quale ci è stato pagato, che secondo me è ridicolo pensare che gente come Romero viene venduto a 20-25 milioni e Linetti a 9. Però lasciamo stare questo. È stato venduto anche Caprari a 1,5 milioni con diritto di riscatto a 7,5. Ha una principale concorrente per la salvezza. Glielo vendi diretto così. Lo vuoi? Bene, mi paghi 9 milioni subito. Almeno li posso usare subito. Non è che magari li posso poter utilizzare l'anno prossimo se loro... No, io ho bisogno di soldi quest'anno, non è che te li vendo adesso e me li paghi i 7,5 milioni l'anno prossimo, 1,5 milioni adesso. Ripeto, contro una possibile diretta concorrente per la salvezza. Cioè, sembra che Ferrero abbia preso la sega e si stia segando le gambe da solo. Cioè... veramente cose senza senso. Poi vabbè, in entrata c'è poco niente da dire. C'è da dire che si sta facendo il nome di Torregrossa. Io personalmente i 7 milioni che chiede Brescia non li spenderei per uno che ha ancora da dimostrare in Serie A. Perché sì, qualche gol l'ha fatto, però il Brescia principalmente giocava per dargli il pallone per fargli far gol. Poi non è che ha fatto la stagione che ha portato il Brescia alla salvezza. Ci manca ancora, non è un fenomeno. È un buon giocatore, però secondo me in questo momento la Samp serve altro. Io non lavorerei neanche più sull'attacco, perché comunque Gabbiadini, Bonazzoli che ha appena rinnovato, Quagliarella, sono tre buoni giocatori. Mettici anche Ramirez che dà una mano. Per me l'attacco non è messo così male come può sembrare. Io aggiusterei molto la difesa, anche perché da quando la gente di Colle gli ha detto ma potrebbe rimanere, si è creato un delirio, oddio, quelli della Samp erano convinti di riuscire a venderlo a 150 milioni alla prima offerta. Poi è arrivato il Celtic, giustamente, ne ha proposti 8 tra un diritto di riscatto, una possibilità, sempre inserito in queste mille cose, a 8-9 milioni, la Samp ne voleva 10, logicamente. Però uno come Colley va bene, ma dalla stagione in cui viene, ragazzi, io a 8-9 milioni lo venderei, sinceramente. Però poi sono da investire quei soldi su un difensore che vada a coprire il suo ruolo. C'è Chabot che è interessante. Però non è che puoi sempre sperare nel ragazzino di 21 anni, 22 anni come Chabot che faccia l'annata buona e ti sollevi tutto. Bisogna lavorare un po' più in entrata. Non hai soldi da spendere. Non vuoi andare a cercarti qualche giovane italiano promettente. Va bene. Però investi, allora investi sulla tua primavera e poi fai salire sti ragazzini dalla primavera alla prima squadra e ci lavori bene. Però calcio mercato così, speriamo che migliori. Adesso siamo a inizio settembre, oggi è il 4-5, quindi c'è tempo, un mesetto per questo calcio mercato anomalo. Speriamo che si concretizzi qualcosa di serio. C'è la voce di questo Jordan Silva, personalmente lo ritengo un ottimo giocatore, speriamo che venga. Soprattutto se dovesse andare via Ramirez sarebbe terribile, però perlomeno Adrian Silva sarebbe un buon sostituto. Vediamo, popolo blu cerchiato, iscrivetevi al canale YouTube, ma soprattutto, importantissimo, io non ve l'ho mai detto, ma è una cosa fondamentale, la campanellina, cliccateci su quella campanellina, attivatela, così quando escono i video, ah, eccoli qua, siete già pronti a percularci, come è giusto che sia. Popolo blu cerchiato, sempre comunque, forza Sampdoria, ci vediamo al prossimo video, statemi bene, probabilmente sarà sul calendario, che fortuna che abbiamo avuto, mamma mia, ciao popolo blu cerchiato, ciao!